La scomparsa di Luca Salvadori ha sollevato molte domande, aggiungendo incertezza al dolore condiviso da amici e fan. Due sono gli interrogativi principali. Qual è stata la vera dinamica dell'incidente a Fraiburg e quando si terranno i funerali? Sul secondo punto la famiglia ha rilasciato un comunicato per fornire chiarimenti. Quando un cittadino italiano perde la vita all'estero, la burocrazia rallenta inevitabilmente le operazioni di rimpatrio. Attualmente la salma di Luca è ancora in Germania e, nonostante gli sforzi della famiglia per accelerarne il trasferimento in Italia, saranno necessari ulteriori giorni. In un post su Instagram, i familiari di Luca hanno dichiarato che stanno facendo il possibile per risolvere i problemi burocratici e sperano che tutto si concluda al più presto. Tuttavia, i funerali non potranno svolgersi prima di mercoledì 25 settembre. Quando sarà possibile verranno fornite ulteriori informazioni in merito. Intanto amici e follower si preparano a dare l'ultimo saluto al pilota milanese. Per quanto riguarda l'incidente a Fraiburg, la dinamica resta ancora oscura. Neppure Matteo Vegetti, uno dei videomaker che seguiva Luca in Germania, ha potuto fare luce sull'accaduto, sebbene un fotografo tedesco presente alla gara abbia dedicato un video in omaggio a Salvadori.